Per noi quest'anno è un anno particolare in quanto il Conservatorio Rossini di Pesaro ha iniziato il 140° anno di attività e di produzioni musicali, quindi diciamo che ricorre un anno molto particolare per noi. Sabato sarà una grande festa, la festa per noi è una festa importante della musica, in quanto metteremo a disposizione del pubblico una vasta gamma di offerta formativa con gruppi musicali che si succederanno dalle ore 10 fino alle ore 18, praticamente attraversando tutti i generi musicali, dalla musica classica, lirica, sinfonica, la musica jazz, la musica antica. Quindi diciamo che per le famiglie e i ragazzi che vorranno avvicinarsi alla nostra istituzione sarà un momento molto bello e Palazzo Olivieri potrà ospitare le persone nei luoghi, in queste sale splendide, per mostrare loro tanta bellezza e tanta musica. Ecco, in questa occasione ovviamente ci saranno anche due punti informativi per i ragazzi e per le famiglie, in maniera tale che potranno approfondire quelle che sono le strutture didattiche, come funzionano gli esami di ammissione, come ci si può iscrivere all'istituzione. E quindi diciamo che sarà una giornata che coniugherà la musica, i nostri giovani e al tempo stesso le informazioni che sono necessarie per coloro i quali vogliano intraprendere questo percorso formativo. Ecco, detto questo, la giornata si concluderà con il concerto con l'Orchestra Filarmonica Marchigiana, diretta dai nostri studenti di direzione d'orchestra. Questo concerto si terrà presso il nostro Auditorium Petrotti solo su invito, perché, come voi ben sapete, ancora allo stato attuale il Petrotti non possiamo utilizzarlo, diciamo, in maniera aperta. Però sarà comunque un modo per ritornare in un luogo per noi sacro e importante per fare musica tutti insieme e quindi per salutare il pubblico che durante la giornata ha percorso i vari punti sia di musica che di informazione.